Good evening, ladies and chamberlain, ritorniamo dove eravamo rimasti, con il nostro soma che non finisce più proprio, ma che almeno venerdì scorso ci ha dato un briciolo di brivido, cosa che non era proprio scontatissima fin dall'inizio, visto che abbiamo passato 3 settimane a cercare di provare un briciolo di spavento. Adesso anche un briciolo di ricappone. Con il nostro Sam abbiamo detto siamo fuggiti da quell'inferno che era Teta, perché è l'unica volta dove ci siamo genuinamente cagati in mano. Adesso dobbiamo andare in un'altra stazione ancora. Dobbiamo andare a Omicron adesso e recuperare quello che ci serve, cioè la tuta che ci è stata accennata venerdì scorso. Solita attesa, perché i caricamenti durano più dei miei ricapponi, quindi hai voglia. Ok, ci siamo proprio in mezzo al mare, come ormai è quasi abitudine in questo gioco. Senza avere la benché minima idea di dove minchia dobbiamo andare, ovviamente. Era sottointeso. Stiamo andando un po' più lenti del solito perché mi sa che eravamo feriti. Ok, guasto alimentazione, tanto per cambiare. Non funziona mai la corrente in questo cazzo di posto. Ci siamo messi malissimo, non siamo messi male, siamo proprio. Oh, il nostro amichetto! Mi sa che oggi è. Non ci aiuterà più di tanto perché è messo male. Allora, una vaga idea di cosa minchia dobbiamo fare ce l'abbiamo? Non lo so, ma nel dubbio io proverei ad andare qui. Forse ci potranno aiutare. Anzi, non so chi ci potrà aiutare visto che sono morti tutti. Affrontiamo la realtà, le cose come stanno. No, ci serve l'alimentation per farlo funzionare, quindi saliamo su questo boccaporto, non si apre, quindi mi serve l'alimentazione, ok. Ok, sovraccarico manuale, allora. Prima di scaricare, aprire la valvola e attivare la pompa. Boh. Prima di scaricare. Aprire le valvole. Ok, no, non è quello che dobbiamo fare. Quindi scendiamo giù che non. No, devo per forza fare la scala. Vabbè. Ma poi non puoi scendere un po' più veloce, no? Vabbè, lasciamo perdere. Allora, quindi adesso bisogna. Aspetta, abbiamo sistemato l'alimentazione, quindi magari adesso possiamo usare. Infatti, vedo delle luci. Anzi, questo mi serve perché credo di stare per morire. Tipo. Perciò. Ok. No, l'alimentazione dice che continua a mancare, quindi non è quello che dobbiamo fare. Proviamo ad andare di qua. Ombre che si materializzano nel nulla, intanto. Ok, ci serve alimentation. Altri spettatori che arrivano, immagino di sapere anche chi sia. Come ormai è un'abitudine, qualcosa mi dice che non devo andare qui, vero? Non lo so, ma nel dubbio, no. Mi sa che non devo proprio andare qui. Il problema è che adesso mi sa che col.
col beneamato piffero che risalgo, quindi tanto vale lasciarsi morire nel nulla. E ritornare dove eravamo rimasti. No, aspetta. Non è che era qui che dovevo andare? No. Non era qui. Assolutamente. Decisamente no. Ho fatto una cazzata. Che proprio mi ha fatto ritornare indietro all'inizio della mappa, ok. Così mi raccapezzo meglio. Che forse è il caso. Allora. Allora, abbiamo visto dove è Omicron. Perché è lì. Dobbiamo capire come sistemare l'alimentazione. Devo presumere che se la porta non si apre sarà necessario quindi presumo che dobbiamo, tutto quello che dobbiamo fare è qui dentro perché non c'è nient'altro, proprio zero e quindi saliamo nuovamente alla scala e vediamo che cosa si trova oggi. Il tastino, questi non li possiamo premere, quindi oh, ecco dove era la pompa e quindi la pompa l'abbiamo accesa, dobbiamo girare le valvole, eccole qui, soliti comandi estremamente intuitivi. Opla. E dagli a descarico. E così, esatto. Possiamo aprire, immagino, il boccaporto. No. Non è quello che ci interessa. Ah no, perché si apre da solo. Ok, chiedo scusa. Delle volte sembra che questo gioco si diverta a prendermi per il culo, però... Oh bene, salvo il cadavere. Che... Ah, c'erano le scale, io saltando come un pirla. Non voglio sapere cosa fosse quel rumore, innanzitutto. E dai, Catherine? What? There you are. Ciao, Jessica. Where are we? We're right next to Omicron, a smaller building connected to the main site. Can't you tell? No, my view is pretty limited. There's some heavy restrictions on my system access. Did you find a power suit? Not yet. Trying to figure out how to get into Omicron, the big building. Oh, okay. Keep up the good work. That's it? You got nothing? Good luck. Thanks. Questa donna è estremamente sospetta. Dagli da buffer. Not really. Not that familiar with the people at Omicron. Okay, vedo qualcosa che mi spaventa. How are you so okay with all this? With what? Being a talking box, for one thing. Not being human. That's not so bad. So, you're not bothered at all by not having a body? I'm getting there. You're making me feel really self-conscious. Come on, be serious. I never felt that comfortable being human in the first place. This isn't much worse. Not being able to move would freak me out. Glad you got the box and not me. Would make it a little easier to help out if I had a body, but you're doing a good job. Just figured being able to stretch a little would give you some ease.
My physical constraints don't translate to my experience very well. I feel about as human as before, but as if suspended in air. Which is kind of interesting now that I think about it. Mamma mia, c'ho questa menata etico-filosofica che proprio non riesco a comprendere. Why do you think I was made? Why would this AI the WoW bring me here? I don't think we could ever know. I have my own beliefs, but nothing that can be verified. Tell me, why do you think the WoW brought me here? The WoW had a range of assignments, but they all sprung from one single idea. Preserve humanity. When the comet hit the Earth, killing everything, leaving a fraction of humanity left alive, the WoW almeno sappiamo cosa è successo. It's restoring humanity. I think so, but I don't think we share its definition of human. Or life, for that matter. Ok, almeno ci hanno spiegato che cosa è successo, cioè... Oh, bene, un puzzle. Catherine, are we alive? Però, That's an impossible question to answer. We lack meaningful definitions. Just figure there must be a way to know. To know if this life is worth living. You assume you've changed so much, but have you really? I don't know. I don't feel so different. The world sure does. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. Not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. That's an interesting observation. Mamma mia, a parte con questi pipponi filosofici, non mi è stato dato modo di affezionare i miei personaggi. Quindi perché mi dovrebbe importare... Oddio, adesso ho capito. Sembra più facile di quello che sembrava. Allora. Uber, do we have any painkillers left? This tinnitus is becoming crippling. Sorry, we only have heavy stuff left. Morphine level drugs. I'll take it. Feels like my head is about to explode. Can do, that's stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up. Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, I have this thing I need to take care of. So I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. He must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom at Theta. There has to be a way to cancel the lockdown. Have a look around the room. Allora, facilmente intuibile. Ah, aspetta, c'è qualcosa qui. Yeah, what is that? I think I solved it. Solved what? Why do I get the feeling that we just got lowered into the back of a van? What are you talking about? Io ho paura, ma lo faccio lo stesso. Omicron retracted the quarantine shutters. Lockdown cancelled. Something wants us to come inside. And we want to go inside. What's the problem? Come on, let's get going. Non sono per niente tranquillo, ma proprio manco per la punta del ca... Ma si può salire ancora? Aspetta che salgo un attimo che... Credo di perdermi qualcosa se non lo faccio, quindi... Non è vero, non c'è una sega. E io convinto di fare chissà che. Vabbè. Ci siamo spetasciati brutalmente. Adesso devo rifare tutto al contrario. O no? Ok, forse adesso si aprirà così. Esattamente. Non vedo l'acqua, però ci siamo capiti. È l'acqua lì.
Quest'acqua bellissima. Entrato dentro il portellone. Entriamo su Omicron e mi sa che a sto giro i cagotti arriveranno a bizzeffe. Ah, ecco, il nostro amichetto è ripartito. Le cose rifunzionano adesso. Però non è qui che dobbiamo andare, è lì. Andiamo a pigliarci sta tuta dei miei coglioni. Non so perché mi stanno glitchando le immagini, non è che la cosa mi renda estremamente tranquillo. Spremo questo buffer. Hey, come on! Open up! What is this shit? Armor for the apocalypse? Omicron is in quarantine. This is why they didn't answer our call. Hello! Christ, Strasky, it's called a radio. They're not gonna hear you better if you scream. Jonesy, you okay? Look, I know you're the strong silent type, but I need you to say something every now and then. Ciao, Mattia, auguri. Ti stavo aspettando. Jonesy? Jones. Fuck's sakes. Let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Quello, Mattia. Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Prego. Ok. Sto posto in quarantena, ma in quarantena da cosa? Ditemi che inizio a cacarmi in mano. Usare ingresso alternativo. Ok. Ah, ok, ci sta. Ci sta come regalo. Intanto sono arrivati altri spettatori, grazie mille. Allora, l'ingresso alternativo, sì, dove sarebbe, di grazia? Un cazzo di disegnino per spiegarmi, no? Non mi dire che c'è un'altra sessioncina simpatica di platforming dove mi sono suicidato prima, sì. Cioè, e devo andare anche piano. Perché se no mi uccido, che è una meraviglia. Minchia. Ho visto, ma veramente mi... me ne piange il cuore. Proprio la classica partita da Inter. Opla. E questo è l'ingresso alternativo. Tacci vostri. Un corrimano magari non avrebbe guastato. Un attimo solo. Niente dal lavoro. Ok, ritorniamo dove sono rimasto adesso. Ne ho visto solo uno, non so se era quello dell'1 o del 2-0, però bel lavoro. Sono rimasto allucinato più che altro che sto pomeriggio mi sono guardato la finale della Coppa d'Asia, Giappone-Qatar. Quel cazzo di Qatar è spettacolare. Proprio una gran bella squadra. Recupera gli highlights appena puoi perché... Oh, che bello. Un puttanaio della Madonna. Dimmi che la tuta è questa e non devo andare più lontano, vero? No. Mi tocca. C'è niente qui? Meglio così. Vuoto perché sono decapitati. Non hanno la testa, quindi non hanno la scatola nera. Infatti. Molto? Eppure stavano andando così bene l'ultima volta. Adesso sta di nuovo rompendo le palle. Allora. Non siamo soli, vero?
Ditemelo subito e togliamoci la... E togliamoci il fastidio. Altri spettatori. Qualcosa mi dice che ci sono forme di vita all'interno del... C'è qualcuno che mi sta parlando. Ma sta saltando molto, Mattia. Vorrei capire che cosa dobbiamo fermare, chi dobbiamo fermare, perché dobbiamo fermare, come dobbiamo fermare, quando dobbiamo fermare. E vari altri. Banna tutti. No, non è il caso. Ho come il vago sospetto che il cagotto sia letteralmente dietro l'angolo. E anche di quelli grossi, secondo me. E non so neanche chi o cosa abbia spento la luce, però chi se ne frega. Questa è la stessa istruzione che l'ho trovato. Non saprei, bisogna vedere se... Devo vedere quanto rimangono in teoria. Ok, quindi sembra che sia tutto a posto per le tute. Forget. Okay, so we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. What? Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. But Dunbar at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Ottimo. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. Find something else, then great. If not, I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left. Okay. La D sembra l'unica aperta. Appicciamo sti terminali. Sì, ho visto, solo che non era online. Beh, è tutto spento, non posso fare nulla. Abbiamo detto alla D c'è qualcosa. Eccola qua. L'ho trovata, non rompere le palle. Immagino fosse già occupata. At least I think it's a woman. Just like the body we found in the annex, she's missing her head. Gross. This could work in our favor, though. Look for a terminal nearby, see if you can boot it up. Il terminale l'abbiamo attivato, ma... Ah, ecco, adesso sì. Adesso è partito, ok. Ok, è andato. Eh no, oggi non l'abbiamo ancora incrociato, cioè sono due versioni.
Uff, ogni volta sbaglio tasto. Attiviamo l'unità D e vediamo un po' di... Not exactly grade A material. Don't write it off just yet. Remember what we found out at Theta. The suit you are wearing is basically just a smart tech chip working a few pints. Dimmi che meno che c'è nato, And a dead colleague, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. I guess you're right. What about the wow? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The WoW won't be able to deny it, even if it was capable of wanting to. I'm still not crazy about this plan. It feels wrong. Please, Simon, I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a Cortex chip, structure gel, and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Thanks. I'll just hang around here if that's okay. I'll be back. Ok, quindi ci tocca entrare a cercare quello che manca. Sperando di non trovare dei simpatico... Eh no. Ferma un attimo. Come on, we need to get a Cortex chip, a battery pack, and some structure gel. Sì, magari. Solo in perdita e non sono chissà... Non sono chissà quale grande... Quale grande youtuber, quindi non... Per come sono messo... Non posso aver certamente guadagnato chissà che, anzi... Non ho guadagnato assolutamente nulla. Gli iscritti sono aumentati nell'ultimo periodo, sono diventati 216. Che è un discreto passo in avanti rispetto all'ultimo periodo, però c'è ancora da fare. Intanto stanno aumentando gli spettatori. Sì, ho capito, lo stanno andando a cercare. Non rompere i coglioni, per cortesia. Mamma mia, Ecco, magazzino, quindi qualunque cosa ci sia la troveremo qui, no? Manco per il cazzo. Ha guadagnato un euro nel senso che è andato a chiederlo per strada, perché... Con 170 iscritti è l'unico modo. No, magazzino, non c'è una ceppa di quello che ci serve, quindi non è qui che dobbiamo andare, non è qui. Ma siamo già stati. Qua abbiamo trovato il nostro amico che ci ha intimato di fermare non si sa bene che cosa. Ah, ecco, una donazione. Ok, perché mi sta glitchando di nuovo l'esistenza? Capire dove bisogna andare. Penso che c'erano delle porte ancora qui da aprire o no? Sì, questa qui. Cosa cazzo sono questi rumori? Ah, ok. Credo di aver fatto una cagata, vero? Sì, poco ma sicuro. C'è qualcosa lì. Niente che ci possa essere utile. Un po' di tutto in questo periodo. No, vabbè, stai facendo conversazione, per carità. Questo periodo sto pompando. Vabbè, no, alla fine preferito in assoluto, giusto il cream. Poi per il resto
tutto quello che passa il convento. L'unica cosa che vorrei capire è dove dovremmo andare, cosa dobbiamo fare, soprattutto. Perché qui... Perché se mi metto qui glitcho all'impossibile. E soprattutto... Chi o cosa dobbiamo fermare? Ad esempio, oddio, che cazzo è sta cosa? Se ho capito, prendi il gel, mi dici te dove cazzo è? No, per cortesia, Mattia, la conosco anche troppo bene quella, eh. Credo di aver capito cosa devo fare qui. No, non è vero. Ok, aspetta. Sì, ho capito, dobbiamo fermarlo. Se mi dici che cazzo devo fare, grazie. No, esatto, del signor Okane. Ci voleva un bel... Sì, il virus. Hai parlato di un gel prima, zio, non di un virus. Mi sto per caso perdendo qualcosa? Sì, ho capito, voi soffrite, però sto soffrendo anche io a non capire che cazzo devo fare. Allora, capiamoci. Però aspetta, mi fa solo in certi punti. Non è una cosa... Sì, ti ascolto, però se mi dici dove cazzo devo andare, per cortesia... Che ne dici? Si fai un po' come stracazzo voi pure te, eh? Allora, cerchiamo di comprendere cosa stiamo guardando. Innanzitutto, perché... l'ho pensato anch'io, ma... Non c'è modo per farlo. Cioè, non c'è un...
Mi rigiro un attimo il posto che magari mi sono perso qualcosa, che ti devo dire? Perché allora, su non possiamo andare, non possiamo andare oltre quella porta perché il... Cazzo, di nuovo. Ecco, pure qui. Sì, domani lavoro. C'è anche qui. Non riesco a comprendere. Cosa mi sta sfuggendo? Eh no, purtroppo. Rompere lo rompe, purtroppo. Sì, ok, ti ascolto, però se mi spieghi... C'è bisogno di incazzarsi, eh? Tipo. Ah no, sempre la... Vorrei genuinamente capire cosa devo fare. Perché bene o male... Mi è dato sempre un modo di capire in... nei giochi. Sì, a parte quello, sono fatti apposta, ovviamente. Altrimenti non esisterebbero. No, qui non c'è nulla. Cloruro di sodio. Quello succede a tutti. Sta minchia di magazzino, un magazzino inutile perché non c'è nulla. Devo comprendere perché non ho modo di capire e mi sta infastidendo la cosa perché... Per esempio, non posso riprendermi l'Omnitool che mi servirebbe per aprire qua. Perciò significa che dobbiamo fare altro. Per cuore ti dico Mourinho. Ma sappiamo per certo che la magia non si può, quella magia non si può replicare. Specie se giochi con specie con i giocatori che hai in questo momento. Perciò andando più realisticamente ci vuole ora come ora ci vuole qualcuno che li rimette in riga. Perciò se quel qualcuno deve chiamarsi Antonio Conte, ben venga, sti cazzi. Per brutto che è da dire. Ma più che l'Instagram mi devi spammare il canale quando vado live. L'Insta tanto quanto.
Puttana miseria, cosa devo... Dove devo andare? Chi devo ammazzare? Cosa devo recuperare? Anche perché questa... Abbiamo delle stanze chiuse che non sappiamo perché sono chiuse. Abbiamo un corridoio con una stanza... Dove se mi avvicino glitcha. Abbiamo dei computer che ci stanno parlando. Devo pensare che... L'unico è... Esatto. Di lavoro no, e sono onesto, non mi interessa neanche. Cioè, nel senso, non... È meglio di sì, meglio che sia così, perché non... Compare, ma non so per quale ragione. Dall'alto al basso. Sì, ok che lo fa. Cosa sta sfuggendo, ma... No, aspetta. Hai rotto il cazzo tu, è il minchia di virus. Ok. Ok, abbiamo aperto tutte le porte e vediamo quanto ce ne dobbiamo pentire, ovviamente. Vista la situazione. È proprio quello che non si riusciva a capire. Oh, la chat che si rende utile, finalmente. Oh, bene, forse un po' delle robe che ci servono le possiamo trovare qui, tipo. Almeno un passo in avanti da quel punto di vista. Sì, adesso lo prendo. Poi fammi leggere, porca troia. No. Un'eutanasia, atti di eutanasia pianificati. Inizio a pensare che qui ci sia qualcuno decisamente fuori di testa. E palle. Ma una roba che funziona, questo cazzo di posto ce l'abbiamo. Ma non posso prenderlo. Ah, questa è chiusa. E posso mettere il gello.
quindi devo pensare che... Oh. Sì, scusa, mi dimentico sempre. No, meglio di no, quella del topo meglio di no. Allora... Sono collegati? Ok, sì, quindi lo devo mandare avanti. Cambia cella. Vediamo cosa succede. Schifo sì, porca puttana. Non proprio il meglio della vita, eh. Ok, vediamo cosa è successo adesso col gel. Funziona senza problemi. Abbiamo trovato il gelo. Questa non ci serve, andiamo avanti. Sì, effettivamente il topo faceva discretamente schifo, altro cadavere decapitato. Vabbè, stai dentro, va che è meglio. Andiamocene. Non ho la benché minima idea. Perlomeno è più giusto dire che sia dappertutto, perché stiamo parlando di un'intelligenza artificiale che si sta divertendo a giocare a fare Dio. Visto che la sua direttiva, come abbiamo sentito prima, era preservare l'umanità. Salve! Che cosa è importante? Se anziché comparire dal nulla e farmi cagare in mano, magari, ce lo potesse spiegare. Sembra che non le interessi più di tanto, insomma. Ho capito in modo ignorante, purtroppo quello è un'intelligenza artificiale, non c'è altro modo di chiamarla. Ho tirato giù la corrente così. Sai che ho fatto una cazzata. Detti voi. E abbiamo dei bei calamaretti mutanti. E niente di... Ah, ok, si può entrare. Me ne pentirò dal profondo del cuore, come al solito. Altri topi. No. No, niente che ci possa interessare qui. Io me ne andrei. E anche di corsa. Puttana troia. Forse abbiamo quello che ci serve. Quasi quasi me ne vado. Sì sì. Un po' fuggo. Velocità della luce. We need to get you a new cortex chip, just like the ones you find inside robots, so we can store your brain. Ok, ci serve il chip corticale. Dicevo, no, per carità, nessuno ha coraggio di toccare dei topi. A meno che non siano di quelli da compagnia, ovviamente. Me ne guardo bene da toccare dei topi morti. Aspetta un attimo. Ah no, bugia, non era quel... cosa ho glitchato. Qui siamo già entrati. Wow. Spero in cuor mio che sia muschio, ma non ci metto la firma. Non c'è un cazzo che ci possa aiutare, quindi proseguiamo. Grazie per avermi
Grazie per aver distrutto tutta quella poca fiducia che avevo. Allora. Incubo eterno, minchia, viva la simpatia proprio, eh. Robot repair, ok, siamo... Dove dobbiamo essere? Cosa abbiamo qui? Bene, un altro enigma. Grazie mille. No, proprio più forte di me, non ne sono genuinamente in grado. Perché prima devo capire che minchia bisogna fare, che forse è più importante. Allora, il chip è qua dentro, dobbiamo tirarlo fuori e fin qui ci siamo. Perché dovrebbero interessarmi? No. Non c'è modo di spiegarmi se possono essere utili questi calcoli. Al contrario, dovrò girare a vuoto qua per capire che minchia bisogna fare. Che ne fai cosa? Che cazzo bisogna fare qui? Ah, 13, ma mi hai detto la prima volta che sei venuto che mi hai trovato che ne facevi 12, che ne avevi 12, quindi se tanto mi dà tanto. I segni dovrebbero voler dire qualcosa. E vabbè, ti è capitato che ti sei dimenticato, non succede nulla. Che minchia bisogna fare qua? Ma perché? Io qui proprio non comprendo. Non ti preoccupare, Mattia. Qui ti aspettiamo. Aspetta. Allora, questo dovrà andare sicuramente così. Questo deve andare dritto. Comunica qui. Però aspetta. Ecco. Ah, vabbè. Grazie mille, Mattia.
Non c'è nessun modo di comprendere. È questo che mi fa incazzare di questo gioco, che comunque. Ti dà dei compiti, ti dà degli enigmi, ma non ti spiega che cosa bisogna fare, cioè non ti dà un'indicazione. Oh, qualcuno con una testa, aspetta un attimo. No, aspetta. È una macchina. Oddio. Lasciamo perdere. Trova Tau, trova Alfa, prendi il gel, poi prendi il gel Alfa. Che due coglioni! Oh, salve! Non l'avevo mica vista! Ma che cazzo? Adesso perché ha glitchato tutto di nuovo? Spero in cuor mio di non sbagliare. Di non aver fatto una cazzata. Ma forse sono fortunato. Ma capisce come funzioni. Cosa bisogna fare qui adesso? Non voglio arrivare a schiacciare tasti a caso fino a trovarmi in questa situazione estremamente fastidiosa. Andare a fare in culo quando? Così. Tipo, eh. Potete dirmi le cose magari, eh? Funziona tutto, mi verrebbe da dire. Ok, finalmente. Ce l'abbiamo fatta. Ci è voluto un po'. Perché è cambiata la musica? Spiegatemi.
anestesia. Chi cazzo è? Cosa sta succedendo? Che io me ne vado tipo subito, non ci penso due volte proprio. Lo prendo i piedi e scappo come mai nella vita. Chiaro? No. Per dire, per sapere, per informazione. Abbiamo fatto? Vai a fanculo, eh. Vai a fare in culo anche tu, eh. Proprio è più forte di te. Ma che poi, da dove si sale, scusate? Ora che ci penso. Perché, ah ok, no, qui si scende. E non si sale più. Mi aiuterò con la mappa a questo punto. Vediamo di capire. Allora, cazzo è? Ah ok, questa porta si è aperta, non l'avevo visto. Ok, io me la salgo, allora fuggo. Cercare l'ultima cosa che ci serve. Ed è tutto un puttanaio. Ma direi, c'è una porta in tutto. Dove vuoi che... Non è vero, ce ne sono due. E va bene. Quanto me ne pentino da 1 a 200? Ditemelo subito. Ditemelo prima che sia troppo tardi, però, eh. Dubito che il pacco batteria sia in sala da pranzo. Perciò andiamo da un'altra parte. C'è una genuina e palpabile agitazione. Fomentata da dei rumori tranquillissimi proprio. Strano. Ah sì. Ho visto il casco e ero convinto avesselo la testa, invece no. Ok, quindi no, non è qui. Così me ne sto andando. Ok, magazzino. No. Non c'è niente che ci serva qui. Questa cos'è, un'arma? No. Sono delle robe messe insieme. Ok, questo è il classico punto dove sicuramente adesso succederà... Oddio. Vedo già una bocchetta aperta e so come va a finire. Confermatemelo prima che sia troppo tardi. Qui non c'è niente, proprio zero. Assolutamente nulla. E vedo qualcosa. Succede proprio davanti al... davanti allo sportellino, porca troia.
Come cazzo lo fermo io questo? Sono inculatissimo, vero? C'è entrato in pieno. Un classico, intramontabile. Ok. Quello che mi serve comunque. Adesso me ne devo solo andare. Evitando che qualunque cosa sia quello non si palesi di fronte a me, ma su tipo un problema di fondo che nasce dal fatto che questo non si sposta. Quindi proviamo a lanciargli qualcosa per... Come funzioni? Reagisce al movimento. Se sente più di un passo... Via! Via velocissimi! Proprio fuori dai coglioni a velocità supersonica! Sbagliato strada, porca puttana, via, 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 via. Via dalle palle proprio. Ok. Andata. Cosa cazzo fosse quella cosa? Non chiedetemelo neanche per scherzo. Ma sono sicuro che non è... Ma cosa cazzo sei, me lo spieghi? Oh merda, c'è un altro. Via, 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 veloce, via. Quanti cazzo siete? Cosa cazzo siete? Shut the door, Cap. Lock it up. What's happening? Lock the door. It's locked. What's going on? I managed to piss off another one of WoW's monsters. We have everything we need, right? Yeah. Let's get to work. Sci tua. This is crazy. Sistemiamo. Ah, devo continuare a mettere roba. Make sure it's all bunched together with the structure gel connecting all the parts. Wow. Fa un po' schifo come, come immagino. No, non era così. Così. I can't believe we're doing this. It will be fine. Then why don't we put you in the suit? I was gonna suggest that if you refused. You go without me. I need to do this, Simon. This is important. I need to launch the Ark. You'd really do it. Change body. Yes. You want to stay here, I'm not going to stand in your way. I don't want to tell you what to do. Want to be like before? Close my eyes and then... And then open them again. All right, let's do it. Thank you, son. Go sit in the pilot seat in the next room. You might need to boot it up.
Ok, per caso possiamo già riprendere l'Omnitool? No, non ci serve. Ah, ok, era questa qui. Comandi a distanza. We need to loop back the activity manifested by your current cortex chip, run it through the amplifier, feed it into the new chip, and then make sure it's synced. You lost me halfway there. You don't really need to understand it, just make them line up. No. Ci siamo quasi. Ok, tutto insieme. You can climb into the pilot seat now. Already? I have everything under control, so please have a seat. E vediamo che succede. Sorry a questo punto. You know, Indians thought photos would steal their souls. In this case, they'd be right. L'ho già detto una volta, Simon. Copy completed. Ok, siamo nel corpo nuovo. Still talking. It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. Two Simons? There can't be two Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset you. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? So cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if... What if he didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. I'd rather not stay plugged in anymore. Cioè, siamo arrivati al punto che possiamo uccidere noi stessi? Tra l'altro bella, bello schifo che siamo, eh? Cioè. Vabbè. La vita va avanti. Per noi. Per lui no. Sono cose che succedono. Tu, esatto, un bel nome per l'achievement. Allora, adesso proseguiamo, abbiamo la tuta giusta e sento che ci stiamo avvicinando alla fine. Io purtroppo non ho la benché minima idea di come si è articolata la... si è articolata ancora il gameplay, ho sbagliato strada, però immagino che manchi veramente poco se stiamo per entrare nell'abisso. Perciò, in effetti, il buio è lì che ci aspetta. La scala è rotta, quindi dovrei andarci di prepotenza. Non c'è modo magari di raggiungere la scaletta. No. Dovremmo andarci proprio dritti giù. No, ho sbagliato. Non era così che si fa. Scemo io. Ah. Ah, aspetta. Ho sbagliato strada, ecco cos'era, porca puttana. Andate a cagare. Era la strada sbagliata.
Andate, iatavenna a fanculo proprio. Okay, dobbiamo scendere giù da qui, quindi. Però come non ci sia modo per... Ehi, dove siamo? Credo che questo sia tipo un ascensore, giusto? Are we done here? Yeah. Activate the clown, please. Sure thing. Beh. Perché sta di nuovo glitchando tutto? Ah, ok. E poi che faccio? Che schiaccio? Ah, giusto. Secondo me è meglio se mi siedo, vero? Sarà una lunga discesa. There's some kind of afterlife. Do you think my place is taken? The real me died like 100 years ago. Is there still room for me? What about the son that I killed at Omicron? What do you think, Catherine? Is there a heaven full of redundant copies of the same people? Is there someone up there who called me an imposter? Dumb luck, right? I woke up in the right body. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Let me say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I can still feel how I did, you know, tuck my arm so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, you know, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? Still be alone. No friends. No family. You can make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Bene! Era tutto troppo bello, vero? Catherine? Kath? Hello, Catherine! What happened? Puttana miseria.
Che succede, mo? Come la piglio in quel posto stavolta? Aspetta un attimo, The power blacked out for a moment. Think it could be the atmospheric pressure. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry, it should hold. Comforting. It will hold. Vabbè, mi ritorniamo dopo i matti. Does time freeze when you're not powered? Time feels committed more than ever. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without dreaming. Yes, but generally you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. That'd be the worst. C'è qualcosa che non va. Tranghiate. Bene. Immagino che Wong non voglia farci. Che cazzo? Ma che cazzo? Cosa cazzo sta succedendo? Siamo scesi giù. Siamo arrivati al fondo dell'abisso addirittura. E ci sono di questi schifi pure qua. Mamma mia. Anzi, credo che la situazione sia un po' peggio di quanto mi aspettassi. Vabbè, chiamiamo lo scalatore è già qui. Pericolo, area non sicura, rimanere vicino alle luci. Prego. Mi sto perdendo qualcosa? No, niente che possa esserci effettivamente utile. Scendiamo anche la nostra, la di torcia, vista la situazione. Vedo un buffer e anche uno schermo completamente spento che non possiamo accendere, quindi non ci interessa, sentiamo il buffer piuttosto. Tao, come in Tao, please answer Tao. Nothing, it's dead. Let's move out, we'll try the next one.
Oh, un po' di luce. Fa abbastanza comodo. Sento rumori, ma niente di... niente che ancora possa costringermi a cambiarmi le mutande, per usare un eufemismo. C'è qualcosa qui? Cos'è? Attese grosse correnti. Quindi posso rischiare di venire risucchiato. Non proprio il massimo. Ho una testa. Stick to the lamplights, they won't go near them. I can't, Foundlasser. It's important I reach Omicron. Our future depends on it. Calm down. Let's just follow the path. If I die, I need you to tell Julia Dahl that the world is out of control. She needs to get to Sarang. He'll know what to do. Raz, you can tell them yourself. We just need to pick up the pace, okay? Glass! We lost the path! We need to go back! I know where to go. Come on! It's over there! The light is over there! Final push, Raz. Almost there, we just... Ok, qualunque cosa sia, dobbiamo tenere le luci accese, cascasse il mondo. State vicino alle luci. Blu porta Tau, rosso porta lo scalatore. Ok, quindi dobbiamo semplicemente andare avanti. E andare avanti pure di corsa, perché se tanto mi dà tanto, il rischio più che concreto di venire sbrindellati da non si sa bene che cosa. Ecco, si stanno già glitchando le luci. Qualcuno mi... che cazzo è questo rumore, scusatemi. Qualcuno abbia la creanza di spiegarmi. Ecco le correnti di cui parlavo prima. Niente di importantissimo. No? Foto di animali, niente di più. Ah, ecco. Merda. Merda, merda, merda. Non credo di avere molta altra scelta, ma no. Deve essere deve essere qualcosa che posso usare. Questa non si può aprire. Andare di corsa, ho capito. Fanculo. Tutto troppo bello per essere vero, eh? Non funziona neanche la torcia. Infatti sto andando contro un muro. Catroia, non funziona la torcia. Dire che dovrò stare attento. Seguiamo le luci. Che vi devo dire? Mm.
cazzo? Ah, la corrente che sta aumentando. Mamma mia. Adesso un genuino cagotto, perché se qualunque cosa fosse la teneva... Ok, quella deve essere Tau. Dicevo, le luci, qualunque cosa ci sia qui, le luci la tenevano alla larga. Le luci io ne vedo veramente poche qui. Perciò il cagotto è genuino. Estremamente genuino. Vedo anche che le luci sono un po' in difficoltà. Il pad mi sta discretamente tremando. Tra l'altro, vedo una ceppa. Stavo per dire, penso di essere tornato indietro, invece già che mi dà il save point. Ok, potenza è sufficiente, pure a sto giro tocca giocare al piccolo elettricista. Eccola qui. Ok, cosa abbiamo qua? No, è solo un... che vuol dire garage? Che dovrei essere, scusate. Ehi, salve. Ah, ok, quindi non... ehi, che succede? Non farmi brutti scherzi anche tu, eh. Continua così, bravissima. Numero uno. Che succede? Non sono le correnti queste, non riesco mai a capire qual è il problema. Perché sta glitchando, mamma mia. No, cazzo. Bene, ci mancavi solo tu. No, aspetta, che cazzo? Cosa? Oh merda. Ho capito, segui le luci, va bene. Non c'è bisogno che me lo diciate. Faccio da solo. Seguo le luci dentro una caverna per niente minacciosa, per niente pericolosa. Cose non possono andare così male, no? Giusto? Giusto? Ci manca solo il labirinto, guarda, eh. Abbiamo fatto l'unplan. Oh merda. L'ho vista con la coda dell'occhio. Ci stavo andando proprio addosso, che è una meraviglia. Spero di andare dalla parte giusta, perché non ho la benché minima idea di quello che sto facendo. E non è un eufemismo. Proprio è la realtà dei fatti. Non ce la posso fare, orco Giuda. Sì, sono tornato indietro. Per forza sono tornato indietro. Aspetta. Cazzarola. Mi sa che sto pezzo dovrò rifarlo un 7-800 volte, eh? No, aspetta, non sono tornato indietro. No. Perfetto. Siamo alla parte giusta. Aprite le porte che sto arrivando.
Vabbè, se la porta evita di lanciarmi via, ok. Mamma mia. Qui non era tanto paura quanto tensione. Tensione che stava nascendo vista la situazione. Meno male che l'ho un po' smorzata. Eccoci qua. Questo è Tau. Come ci fa notare anche la scritta sul portellone, che non avrò fatto il classico, ma già capisco che cos'è. Siamo in due, zio, siamo in due proprio. Adesso vediamo di capirci qualcosa. Perché la 3 dice che è attiva se non c'è nulla? Ok, queste sono proprio bloccate. Story circulating at Omicron. Oh, God. Listen, son. We're on an important mission, and we need your help to operate the Omega Space Gun. When it's done, we can all head back up the plateau. But now we need to get moving. Of course. Head on through to the habitat. We shut off the front section to preserve power. All right. See you soon. Non ci è stato di grande aiuto. Perché è cambiata la musica? Ditemi. Capisce bene, ma proprio c'è un'altra porta qui. Veniamo di qua. Bene, proprio uno scenario a meno, è il caso di dirlo. Ok, quella chiusa, di là non si passa. Andiamo di qua allora. Mamma mia, ci volete mettere di più ad aprirvi? Mamma mia. Mettetemela un po' di tensione ogni tanto, stronzi. Adesso vediamo che cosa c'è dietro la porta. Fatemi genuinamente cagare in mano. Mi avete preso un pelino alla lettera. Ma giusto un filo, eh? Credo di essere scappato troppo. Guarda, mi sta seguendo. Merda. Via, 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 veloce!
via velocissimi proprio. Con velocità della luce levati dal cazzo. Via, 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 veloce. Siamo salvi. Non ho neanche visto cosa mi ha fatto e non ci tengo a saperlo, tra l'altro. Fatto sta che sono ancora... Porca di quella troia. Ecco. Queste sono cose che mi fanno girare i coglioni. Proprio non ho paura di dirlo. Io credo di non potercela fare di questo passo. Perciò... adesso direi che chiudiamo per oggi, mentre che ricarica. Se lo state guardando su YouTube, non dimenticatevi di mettere mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivetevi, fate bene, iscrivetevi, iscrivetevi, fate bene. I'm Jack Draper, e se non vi è piaciuta questa roba, lo sapete, non sono sicuro di volervi conoscere.